Joy gira un po', è sempre in mezzo, un po' un prezzemolino, no? Gira in mezzo un po' a tutte le situazioni importanti. E noi abbiamo sentito che tanti DJ, dopo che Luciano ha un po' lanciato questa moda della musica elettronica abbinata un po' ai suoni caraibici, un po' tutti i DJ si sono indirizzati verso quell'onda. Tu cosa ne pensi, cosa ne dici di questa cosa? Ma io non copio gli altri DJ, quindi io suono quello che piace a me. Quindi quando vado ad ascoltare la musica, il vinile, quando c'è un disco che mi piace, lo prendo, lo suono. Appunto. Quindi non ti fa influenzare da quello che... Non seguo nessuno, non seguo altra gente, altri DJ, altre storie, cioè la mia musica, non penso che assomigli a qualche altro. Non segui le mode, insomma. No. Come quando mi dicono, ah, quello lì ha suonato così... E io perché come ha suonato? Perché poi non è che li ascolto, io vado a lavorare in giro, quindi non ho neanche il tempo di ascoltarli. Quindi. Certo. Però io suono la mia musica, non ascolto nessuno. Sempre del presente, parliamo sempre del futuro, di cosa potrebbe essere, però io voglio sapere una cosa del passato, Giusy. Dimmi. Io voglio sapere quando tu ti sei accorta che la tua passione per la musica avrebbe potuto diventare anche una professione, quindi un business. Ma allora, io anche quando ero piccola compravo dischi e ascoltavo a casa, poi vabbè, dopo ho perso tutto questo giro di musica perché comunque ho fatto altro. Poi dopo ho cominciato a fare le serate in discoteca come animatrice e poi dopo come animatrice ho cominciato a organizzare delle feste. E da lì volevo comunque fare la DJ, ma avevo tipo 20-22 anni, solo che i DJ famosi non mi volevano insegnare. Perché non ti volevano insegnare? Perché, non lo so il perché, perché forse vedevano che comunque potevo diventare, insomma... Anche tu una professionista? Sì. E quindi non ti volevano insegnare? No. Dice sempre, sai, che magari i ragazzi giovani dovrebbero seguire un DJ famoso per imparare i segreti, per guardare come lavora, però a te questo... Ma secondo me i DJ di adesso non seguono me perché io sono il vinile, adesso sono tutti con questo computer. Okay. Questi DJ commercialisti, dai. Commercialisti? Sì. Perché mi dici così? No, dai, magari è un modo diverso di approcciarsi. Sì, però per me un DJ deve suonare col vinile, sennò per me non è un DJ. Quello. E allora non cambierò mai. Il DJ deve suonare col vinile. Punto e basta. Parliamo un attimo del fenomeno DJ donna. Perché tu sei una donna. Cosa vuoi DJ sapere? Io voglio sapere tutto. Allora, tu sei una professionista riconosciuta nel settore, quindi non si può dire, capito, che Giusy Consoli viene da una trasmissione televisiva piuttosto che... Tu sei una professionista, ma cosa pensi di quelle donne che magari iniziano in televisione, iniziano... Ma lì è business. Io lo parlo perché comunque... Cioè, io ho visto anche delle DJ che prima erano in televisione, che hanno fatto, non so, qualche cosa in TV. O donne che suonano in topless piuttosto sì, che la pornostar. Non sapevano mixare. Certo. Cioè, io... Però i locali le chiamano. Certo, così. Perché comunque sono stati dentro lo schermo. Che queste donne che lavorano in televisione dovrebbero lavorare solo in televisione, cioè come la pensi su queste che magari facevano le porno stare? Ma chi se ne frega, che fanno quello che gli pare. Ah, proprio così. Cosa devo dire? Cioè, non so. Che si lamentano di queste donne, le altre DJ donne. Forse sono invidiose di loro, non lo so io, perché magari sono belle,
Io non le invidio, a me non me ne frega niente. Andare a suonare perché sono impazienti, l'ho rubata per troppo tempo ai ragazzi del Party Club per la chiusura. Giusy Consoli su Enjoy Television. Ciao ragazzi, ci vediamo.